proprio vero, maledetta primavera. Fra un temporale e l'altro, San Marcello si è tinto di queste bellissime figure. Cos'è l'infiorata? Era una tradizione contradaiola. C'era un po' da tutte le parti la tradizione dell'infiorata per il Corpus Domini. Veniva però fatta soprattutto con i fiori. Le donne andavano a raccogliere fiori per i campi, a giro, e venivano realizzate dei tappeti abbastanza geometrici con disegni semplici da fare con fiori, erba, felce e cose varie. Da tanti anni poi avevamo invece organizzato un tipo di infiorata diversa, più simile a quella tipo, fra virgolette, in piccolo di Camaiore, con della segatura colorata. Era dal 2017 che non veniva fatta, perché poi alla fine, come tutte le cose, passate l'entusiasmo iniziale, non c'erano più manovalanti. Quest'anno invece si è trovato un gruppo numeroso e c'è stato soprattutto, una volta morta la contrada, il finanziamento di Avis Montagna Pistoiese per comprare la segatura, i coloranti e cose varie. Il ruolo di Avis è stato principalmente di, insomma, trovare sì persone, donatori e non donatori per dare contributo di aiuto per la realizzazione proprio della manifestazione e di finanziamento, perché insomma anche questi occorrono sempre. Quindi è con grande onore che siamo riusciti a realizzare nuovamente questa manifestazione e con circa 60 persone ci siamo divertiti tantissimo. È stato un due giorni, un weekend intenso per quanto riguarda proprio la realizzazione finale della manifestazione, ma era due mesi che ci trovavamo le sere prima o dopo cena per tingere la segatura, tingere i trucioli. Quindi un grazie infinito a chi ci ha offerto trucioli e segatura e a chi ha dato un contributo anche di altro genere, quindi le attività del territorio.